come dire, a rinnovare la situazione in cui si trovano gli enti locali, però abbiamo ritenuto opportuno destinare una somma complessiva di 800.000 euro, portandola fuori, diciamo così, dal bilancio comunale e dando la possibilità appunto ai territori, ai cittadini di poter individuare dei progetti che fossero, qui poi entriamo in alcuni meccanismi che so è difficile da spiegare, però insomma in qualche modo bisogna dirlo, in parte finanziati sulla parte corrente e quindi attività che in qualche modo, come dire, non sono destinati, diciamo, a rimanere nel tempo, ma perché si tratta magari di iniziative di carattere culturale, di carattere sociale, che ovviamente iniziano e terminano con la conclusione di quel progetto, oppure investimenti di tipo investimenti in conto capitale, che quindi attengono, diciamo, a qualcosa che durerà un po' più nel tempo, insomma, perché il bilancio del comune è un po' come il bilancio di casa propria, insomma. C'è una parte corrente che è quella che ci consente di vivere tutti i giorni e poi c'è una parte di investimento in conto capitale, che so, uno compra la macchina piuttosto che fa un investimento che dura nel tempo e che quindi ha caratteristiche diverse. Piccola digressione per dire che anche qui abbiamo dovuto giocare molto nei vincoli che il patto di stabilità, piuttosto che la formazione del bilancio, secondo, diciamo, le leggi di stabilità impongono, perché abbiamo, diciamo, dei binari che sono abbastanza rigidi nel poter destinare risorse in un campo rispetto all'altro.